questo non è un punto di arrivo, ma un punto di, è una tappa in sostanza. Era doveroso così concludere, fare una serata, un incontro per fare il punto delle situazioni in questi 3 anni di Turris. Faccio un piccolo riepilogo come è nato Turris, in sostanza questa idea magnifica di Pietro De Giovannini, dove vuole proprio così valorizzare i comuni che hanno come simbolo dominante la torre. Poi è un progetto di ampio respiro, soprattutto perché comunque partiamo dall'Astigiano, passando per Alba, arrivando sino alle nostre torri dell'Alta Langa. È stato un progetto che mi ha subito appassionato, perché abbiamo anche opportunità, noi comuni magari più marginali dal punto di vista turistico, di fare squadra insieme, di trasportare anche i turisti che gravitano sull'Albese, portarli sui nostri comuni un po' meno, conosciuti. Per questo che fin da subito, come dicevo, ho colto l'occasione e condiviso da subito l'idea del progetto. Subito siamo partiti con 8 comuni facendo l'associazione Turris. L'associazione sta crescendo, adesso siamo 13 comuni, vi elenco così per la gente che non ha seguito dall'inizio il progetto Turris. Sono i comuni di Alvareto Torre, Barbaresco, Camerana, Castellino, Castelnuovo, l'associazione Torre di Cornegliano, Cortemiglia, Murazzano, Agnella Belgo, Rocca Cigliè, Santa Vittoria, Santo Stefano Belgo e Via Ricci, per cui un bel gruppo di comuni. A questo speriamo che nei prossimi mesi, nei prossimi anni se ne aggiungano altri. So che ci sono già contatti dal punto di vista con Pietro, proprio per già far parte di questa associazione di valorizzazione. Questi 3 anni comunque si sono portati avanti dei progetti di promozione, poi magari Pietro li racconta nel dettaglio, adesso faccio giusto un cenno, partendo chiaramente dal sito internet, passando per le brochure cartacee e la segnaletica stradale, per poi arrivare all'ultimo anno conclusivo con la realizzazione proprio di questo video che racconta le torri e i paesaggi attorno alle torri in sostanza. E non l'ultimo, come anticipato prima, anche questo pensavamo, abbiamo pensato proprio che questo progetto Turris possa essere un prodotto per famiglie, e allora anche quello per l'Italia abbiamo studiato questo giochino, in sostanza questa collezione di torri, proprio per invogliare i turisti a visitare così i nostri comuni, i nostri territori, facendo questo metodo. Certo,